Ciao a tutti, oggi impariamo insieme la tecnica C2C. In realtà non si chiama C2C, ma corner to corner, che in inglese vuol dire da angolo ad angolo. Ma la troviamo scritta, se la cerchiamo, come C2C. Troviamo scritto C2C perché è l'abbreviazione di corner to corner in inglese. E in inglese, abbreviando corner to corner, possiamo scrivere C2C. Però il significato di questo nome è proprio dato da come lavoriamo questo tipo di lavorazione, quindi da angolo ad angolo. Infatti le righe non si lavorano in orizzontale o in verticale, ma proprio in diagonale. Cominceremo da questo angolino lavorando un quadratino e poi in ogni riga, fino a quando poi cominciamo a creare la lunghezza, aumentiamo un quadratino ad ogni riga, quindi la riga 1 ha un quadratino, la riga 2 ne ha due e così via. Ma questo e molto altro lo vedremo nel tutorial. Il bello di questa tecnica è che possiamo creare dei disegni, quindi prendendo un semplice schema a punto croce, per esempio, possiamo farne un cuscino, una coperta, un coprisedie, un copritavolo, insomma qualunque cosa. Per insegnarvi questo tipo di lavorazione io ho scelto questo schema con cui farò un cuscino. Se volete questo schema vi lascio il link dove ho trovato la foto nella descrizione del video. Oggi vedremo insieme la tecnica che è semplice e molto divertente, anche perché ci dà appunto l'opportunità di disegnare con l'uncinetto. A seconda di quello che vogliamo fare vi consiglio di lavorare con uncinetti diversi, quindi se vogliamo fare, come per esempio nel mio caso, un cuscino, utilizzo un uncinetto un po' più piccolo di quello raccomandato per ottenere un tessuto un po' più compatto. Se invece vogliamo fare una coperta, vi consiglio di lavorare in maniera più morbida, quindi con l'uncinetto raccomandato o anche un po' più grande. Ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo con un nodino iniziale e quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto il filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E montiamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ed ora, a partire dalla quarta catenella dell'uncinetto, lavoriamo un punto alto in ogni catenella. 1, 2 e 3. E questo è il primo quadratino. Ogni quadratino sarà formato dalle 3 catenelle iniziali e da 3 punti alti. La prima riga si compone solo del primo quadratino ed ora facciamo la seconda riga. Per la seconda riga giriamo il lavoro e lavoriamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E come prima cominciamo a lavorare dalla quarta catenella dell'uncinetto. Quindi 1, 2, 3 e nella quarta lavoriamo un punto alto. 1, 1 nella catenella successiva e un altro nell'ultima catenella. Ed ora questo primo quadratino della seconda riga lo agganciamo sull'archetto formato dalle 3 catenelle iniziali. Qui abbiamo 1, 2, 3, i 3 punti alti del primo quadratino e queste sono le catenelle. Entriamo nell'archetto e lavoriamo un punto bassissimo, così, e formiamo il secondo quadratino della seconda riga. Quindi come prima 3 catenelle e 3 punti alti nell'archetto. 1, 2 e 3. E così termina la seconda riga. Ed ora il lavoro è uguale per tutte le righe, finché dobbiamo far crescere il nostro lavoro. Quindi nella prima riga abbiamo due quadratini,
nella seconda ne abbiamo 2, nella terza ne avremo 3. Per la terza riga giriamo al lavoro, lavoriamo 6 catenelle, 3, 4, 5, 6 e ripetiamo. Un punto alto in ognuna delle catenelle partendo dalla quarta catenella dall'uncinetto. 1, 2 e 3. E colleghiamo il quadratino con un punto bassissimo nell'archetto. 3 catenelle, 3 punti alti nell'archetto. 1, 2, 3. Un punto bassissimo nell'archetto. 3 catenelle e 3 punti alti. E continuiamo in questo modo, cominciando con le 6 catenelle e poi creando tutti i quadratini della fila. È facile capire in che fila siamo perché appunto nella fila 1 abbiamo un quadratino, nella fila 2 abbiamo 2 quadratini, nella fila 3 abbiamo 3 quadratini e così via. Nella 4 ne avremo 4, nella 5 ne avremo 5 e così via. Quindi se questo è il nostro schema, noi cominciamo a lavorare da questo quadratino, cioè la riga 1 che ha un quadratino è questa. Quindi nella riga 1, per esempio, consideriamo di lavorare in questo senso. Nella riga 2 lavoreremo in questo senso. Nella riga 3 in questo. E come vedete, anche qui vediamo che nella riga 1 abbiamo un quadratino, nella riga 2 2, nella riga 3 3 e così via. Per esempio, in questo schema dobbiamo continuare a lavorare solo con il colore di base fino alla riga 8. Io qui, come vedete, ho proseguito il lavoro fino alla riga 8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Infatti la riga 8 ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadratini. Quindi se la riga 8 l'abbiamo lavorata in questo senso, la riga 9 la iniziamo da qui e la lavoriamo in questo senso. Quindi cominciamo da qui e lavoriamo 1, 2, 3, 4 quadratini con il colore di base e poi iniziamo a lavorare con il secondo colore. Quindi iniziamo la riga 9 con 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, giriamo il lavoro, iniziamo a lavorare dalla quarta catenella dell'uncinetto e lavoriamo 4 quadratini con il colore di base. Agganciamo con un punto bassissimo, 3 catenelle, 3 punti alti e una volta lavorati 4 quadratini con il colore di base, prima di agganciare il quarto quadratino cambiamo colore. Quindi cosa vuol dire? Che abbiamo l'asola del vecchio colore sull'uncinetto, entriamo nell'archetto e portiamo fuori il nuovo colore, così. Ed ora il filo del vecchio colore lo lasciamo qui e la codina del nuovo colore la mettiamo sull'archetto, quindi la lavoreremo insieme all'archetto con i punti alti. Lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e 3 punti alti nell'archetto e prendiamo anche la codina di inizio lavoro del secondo colore. 1, 2, 3. Ed ora per continuare a nascondere la codina la portiamo sull'archetto del prossimo quadratino e la prendiamo anche nel punto bassissimo, così. 3 catenelle. 1, 2, 3
e 3 punti alti e come prima lavoriamo anche la codina del secondo colore. 1, 2, 3. Un punto bassissimo. E in questo modo abbiamo già saldato la codina del secondo colore. E possiamo tagliarla. E proseguiamo a lavorare gli altri due quadratini con il secondo colore. Ed ora dobbiamo di nuovo cambiare colore e tornare al colore primario, il colore con cui abbiamo iniziato. Quando dobbiamo cambiare colore abbiamo due opzioni, quindi per il colore primario, per il primo colore che stiamo utilizzando, possiamo o tagliare il filo ogni volta che cambiamo colore e ogni volta doverlo nascondere, oppure se sono due i punti di ogni riga in cui utilizziamo per esempio il colore beige, utilizzare due gomitoli di beige. Per esempio in questo caso agganciamo un nuovo gomitolo di beige. Entriamo nell'archetto, facciamo un punto bassissimo, teniamo la codina del beige come prima sull'archetto di catenelle per saldarla e lavoriamo 3 catenelle e 3 punti alti prendendo anche la codina iniziale. 1, 2 e 3. E questa è la riga 9 che abbiamo lavorato insieme. 4 quadratini beige, 4 quadratini bordeaux e un quadratino di nuovo beige. E abbiamo un gomitolo di filo da questa parte per il beige, un gomitolo di filo qui e il filo bordeaux. E infatti la riga 9 richiedeva 4 quadratini del colore di base, 4 quadratini del secondo colore e un quadratino del colore di base. Nella riga 10 ora lavoriamo un quadratino bianco, un quadratino grigio, 1, 2, 3 quadratini rossi, 1, 2 grigi e 3 bianchi e così via per tutto il lavoro. La riga 10 inizia con un quadratino beige per me, quindi 6 catenelle, 3. Giriamo il lavoro, lavoriamo il primo quadratino in beige, ed ora è già tempo di utilizzare il color bordeaux. Per fare questo cambio di colore, io ho il filo qui, faccio il punto bassissimo con il colore bordeaux per me, quindi il secondo colore. Quindi mi porto il filo e faccio un punto bassissimo. Qui è importante non tirare troppo il filo bordeaux, altrimenti lo spazio di questo quadratino si azzera. Quindi dobbiamo dare lo spazio dell'altezza del punto alto al filo bordeaux. E cominciamo a lavorare. 3 catenelle. Lavoriamo l'archetto anche con il filo bordeaux. 1, 2, 3 e dovendo cambiare colore per il prossimo quadratino chiudiamo il secondo quadratino con il nuovo colore come prima. Entriamo nell'archetto, prendiamo il filo nuovo e chiudiamo con un punto bassissimo. E come prima 3 catenelle. Cominciamo a saldare la codina del filo rosso nascondendola nei 3 punti alti che lavoriamo. 1, 2, 3. Prendiamo la codina e la portiamo all'altezza del prossimo archetto. Un punto bassissimo. 3 catenelle e 3 punti alti prendendo anche la codina. 1, 2, 3.
chiudiamo questo quadratino. E come prima abbiamo già saldato la codina del rosso e quindi la possiamo tagliare. E lavoriamo anche il terzo quadratino rosso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E per proseguire agganciamo un nuovo gomitolo di Bordeaux. Quando facciamo questa operazione, quindi adesso chiudiamo con il punto bassissimo con il nuovo filo, il vecchio filo non incrocia, resta dietro dall'altra parte. 3 catenelle e come abbiamo imparato lavoriamo i punti alti saldando anche la codina di filo. In questo caso abbiamo due quadratini Bordeaux e poi riniziamo con il beige, però il filo del beige ce l'ho a questa altezza e invece mi servirà in questo quadratino. Quindi per portarlo fino a dove mi serve, questo filo lo faccio passare attraverso la lavorazione. Quindi oltre a saldare la codina di filo nuovo, portiamo anche il filo beige che ci serve nel prossimo quadratino. E li lavoriamo nel punto bassissimo, 3 catenelle, e nei tre punti alti che dobbiamo lavorare in questo archetto. Qui tiriamo un po', ovviamente per far sparire il filo da qui. Tagliamo la codina del Bordeaux e ricominciamo a lavorare con il beige. In questo caso è importante non annodare tutti i fili, quindi questo filo per esempio lo lascio sul davanti per non incrociarlo con il gomitolo del beige. E terminiamo la riga lavorando con il beige. E questo è il risultato alla fine della decima riga. Abbiamo per ogni sezione di colore un filo. In questo modo non dobbiamo tagliare i fili ad ogni cambio di colore. È un po' più macchinoso perché dobbiamo stare attenti a non annodare i vari fili, però è molto più semplice e resistente perché non dobbiamo continuamente tagliare i fili e continuamente nasconderli e ottenere un lavoro oltretutto con un sacco di saldature che non si disfano, però meno ne abbiamo e meglio è. E questa è la lavorazione che noi dobbiamo fare e andiamo avanti in questo modo. Vi faccio vedere un altro trucchetto per non dover tagliare il filo. In questo schema non abbiamo questa fattispecie, però vi faccio vedere eventualmente doveste trovare questo tipo di cambio di colore come fare. Iniziamo una nuova riga, quindi supponiamo di dover partire dal prossimo quadratino a lavorare con il filo rosso. Quindi io devo chiudere qui con un punto bassissimo, ma il filo rosso ce l'ho qui. Come fare? Prendiamo il filo rosso e tenendolo né tirato né troppo morbido, gli facciamo fare il percorso che dovrà fare nel lavoro. Quindi diamo la giusta lunghezza al filo per fargli fare tutti questi gradini. Fino ad arrivare al punto bassissimo, al punto in cui dovremo lavorare il punto bassissimo. Qui blocchiamo il filo con la mano. E lavoriamo il punto bassissimo senza tirare il filo, altrimenti perde lo spazio che gli avevamo dato. E cominciamo a lavorare normalmente. 3 catenelle,
3 punti alti prendendo anche il filo rosso nell'archetto tra i punti, e come prima, come quando nascondiamo la codina, lo portiamo con noi. Ed ecco che siamo arrivati al punto da cui è partito il filo, e il filo è completamente nascosto sia da una parte che dall'altra. Quindi sono potuta partire da qui con il rosso, pur avendo il filo qui, nascondendolo in questo modo e dandogli lo spazio che doveva avere, il lavoro mantiene la sua elasticità. Questo modo di portarsi dietro i fili e di avere più gomitoli dello stesso filo agganciati è appunto un modo per non dover continuamente tagliare il filo, ma se preferite ad ogni cambio di colore tagliare il filo, potete farlo. Un'altra casistica nel cambio del colore del filo è questa. Per esempio, nella riga 13 abbiamo 4 quadratini bianchi e poi passiamo direttamente a un quadratino rosso. Quindi nella riga 13 non lavoriamo il grigio, però lo troviamo nel 12 e anche nelle righe successive. Quindi vediamo come fare per non tagliare il filo nella riga 12 e doverlo riagganciare nella riga 14. Questa cosa la troviamo sia all'inizio di questa riga che alla fine. In particolare vedremo questo punto insieme. E questa è la riga 13. Ho lavorato i primi 4 quadratini in grigio, i 7 quadratini rossi e adesso tocca cambiare direttamente al beige e vediamo come portare il filo bordeaux per poterlo lavorare nella prossima riga. Per portare il filo bordeaux, quindi per agganciarlo qui sopra in maniera da averlo nel posto giusto nella prossima riga, è sufficiente fargli fare il percorso dell'archetto. Quindi prendiamo il filo e lo mettiamo all'altezza dell'archetto in cui lavoriamo adesso il punto bassissimo. Ed entrando così e facendo il punto bassissimo con il beige, agganciamo anche il filo bordeaux. In questo modo lo ritroveremo sopra questo quadratino nella prossima riga e lo possiamo lavorare. Nel lavorare i punti alti non agganciamo il filo bordeaux. Il filo bordeaux resta da questa parte. Per tenere ordinati i fili, la cosa importante è tenere i fili sempre dalla stessa parte. Quindi, in un lato del lavoro non ho mai i fili, nell'altro lato ci sono sempre i fili. Quindi, per esempio, lavorando questa faccia, i fili li ho tutti dietro e quando cambio il colore li lascio dietro. Quando lavoro l'altra faccia, i fili li ho davanti e quindi, quando cambio il filo, lo tengo davanti. Lavoriamo insieme anche l'inizio della riga 14 per vedere come abbiamo risolto il problema del filo bordeaux. Sei catenelle, giriamo il lavoro, lavoriamo il primo quadratino ed ora agganciamo il filo bordeaux. Quindi lasciamo i fili sempre in maniera che non si incrocino, prendiamo il filo bordeaux che a questo punto è qui dove l'abbiamo agganciato e come al solito agganciamo con un punto bassissimo per ripartire, lasciando al filo lo spazio di questo quadratino e lavorando i 3 punti alti prendendo anche il filo bordeaux. Ora agganciamo il rosso, sempre senza far incrociare i fili,
e in questo caso il filo rosso è qui e lo vogliamo qui, quindi lo facciamo passare sopra i punti alti e terminiamo la riga. Ad un certo punto del lavoro dovremo cominciare a diminuire per creare, per esempio in questo caso, il rettangolo oppure un quadrato. In questo caso è alla fine della riga 15. Vediamo insieme come fare la diminuzione. Per terminare la riga 15 è sufficiente lavorare questo ultimo quadratino. 1, 2, 3 e agganciare con il punto bassissimo. In questo modo creiamo l'angolo superiore e cominciamo a creare il lato superiore. Per iniziare la prossima riga facciamo così. Giriamo il lavoro e camminiamo con punti bassissimi fino al prossimo archetto. Così. Ed ora per ripartire non serve lavorare 6 catenelle, ne lavoriamo solo 3, che sono quelle per l'altezza, e lavoriamo il primo quadratino. E proseguiamo a lavorare la riga. Vedete che in questo modo abbiamo creato l'angolo ed ora continueremo in tutte le righe a lavorare così per creare il lato superiore. E siamo arrivati alla fine della riga. Se dovessimo avere un quadrato come schema, allora anche in questo caso chiuderemmo qui con un punto bassissimo e la riga terminerebbe qui. E per ricominciare la prossima riga lavoreremmo punti bassissimi fino a qui e andremo avanti. E invece noi abbiamo un rettangolo e quindi da questa parte dobbiamo continuare ad aumentare e lavoriamo anche l'ultimo quadratino. In questo modo, e la prossima riga la lavoriamo sempre partendo con 6 catenelle e aggiungendo un nuovo quadratino. Per oggi terminiamo qui il tutorial. Lavoriamo ora tutto lo schema, abbiamo capito come fare. Quando arriveremo a questo punto cominceremo a diminuire sia da una parte che dall'altra, come abbiamo visto, per chiudere il rettangolo. Abbiamo visto diversi modi per portare con noi i fili per non tagliarli, fermo restando che possiamo sempre tagliare il filo e nasconderlo come sempre attraverso la lavorazione. Probabilmente ci saranno altre situazioni diverse per dover cambiare il filo, però avete capito, l'idea è quella di portarlo con noi attraverso i quadratini, ovviamente dello stesso colore del filo che vogliamo portare. Se avete domande su questa tecnica o se non vi ho detto tutto quello che volevate sapere su questa tecnica o se avete delle richieste, lasciatemi pure dei messaggi qui sotto al video e io volentieri vi rispondo. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io spero tanto che questa tecnica vi piaccia, vi aspetto nel prossimo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima!